potevo non fare questo video, veramente. Allora, parliamo di assegni. Allora, voi sapete che il Movimento 5 Stelle da sempre parla di reddito di cittadinanza, cioè praticamente un fondo, cioè avere dei soldi a disposizione della persona, dargli la possibilità di scegliere tre tipologie di lavoro, comunque che possa imparare, perché comunque non è che uno non può imparare. E con quei soldi lì, nel frattempo, viene formato e ha una possibilità comunque poi di rientrare, no? È una sorta di aiuto per rimettere a posto, in moto, la persona. Cosa fa il governo? Il governo, trovando la scusa di, si è inventato l'assegno di ricollocazione che dovrebbe partire in via sperimentale dal 3 aprile. Questa cosa qui vale per 30.000 persone che in questo momento stanno ricevendo la NASPI. Solo che questi soldi non vanno alla persona, no? Vanno all'ente che tu hai scelto, che può essere un centro per l'impiego oppure un qualsiasi agenzia interinale, che ti aiuta a ricollocarti nel posto di lavoro. Quindi i soldi non se li cucca. Cioè, praticamente io, faccio un esempio, io che no, io come persona, dovrei scegliermi l'agenzia del lavoro e questa agenzia si prende nel frattempo i soldi che in teoria dovrebbero arrivare a me nella speranza di ricollocarmi in qualche lavoro che non c'è. Bello. È una bella idea. Cazzo, mi dice, ma come fa la sinistra ad avere queste idee così? Cioè, ma un'idea fantastica! Cioè, ma io se non mi ricordo male, le agenzie del lavoro avevano già ricevuto dei finanziamenti di tale genere. Ma non mi risulta che sia servita a qualcosa. Nel senso che le agenzie del lavoro si cuccano i soldi, ma i lavoratori non beccano niente. Poi te li danno in forma di voucher, io lo do all'agenzia che poi in teoria dovrebbe forse girarlo a te, perché tu comunque diventi dipendente dell'agenzia, non si è capito bene. Però la domanda la devi fare te, nel senso tu scegli, come dire, siccome te lavoratore, io di te lavoratore, di te disoccupato, io di te non mi fido, e siccome di te non mi fido, faccio in modo e maniera che i soldi invece di averli tu, li abbia l'agenzia che poi in teoria dovrebbe poi gestirti, solo che io capirei se il lavoro, cioè se ci fosse più richiesta e meno lavoratori, allora io direi, beh, in effetti per coordinare, dice, ma siccome ci sono più disoccupati che lavoratori, cioè più disoccupati che posti di lavoro, mi chiedo, ma poi perché uno deve per forza prendere la NASPI? Pensate a quelli che non riescono a trovarlo da sera, se magari lavorano in nero. Cioè, perché io devo fare affidamento a un'agenzia del lavoro che non mi caga? Perché devo fare affidamento a un'agenzia interinale che non mi caga? E quindi perché lo Stato deve dare i nostri soldi a delle agenzie e non darli direttamente alla persona? Vedete che ognuno ha un modo di interpretare il proprio pensiero, perché essendo ladri loro, cioè, non possono fidarsi. Siamo ladri noi? Non possiamo fidarci di altri ladri, perché sappiamo che voi ci volete fregare, perché noi vi stiamo già fregando. E siccome noi vi stiamo già fregando, non vogliamo essere fregati. Ecco lì che è chiusa la partita. Comunque, per chi fosse volesse tenersi, questa è la cosa. Per giunta l'importo va da 250 euro a 5.000 euro e i beneficiari potranno utilizzarlo presso i centri di impiego che
o come ho detto, il centro di impiego serve o non serve, per come è stato inventato, per come viene gestito, praticamente uno fa via internet e fa tutto da solo. Capite? Ciao. Lo faccio breve, questo video qua. Ciao a tutti.